Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e in questo video, cioè io sono tipo super gasata di fare questo video perché l'ho ideato io con le cose che mi piacciono di più, cioè i trucchi e le scarpe. Andremo a sfidare il fato con una super challenge. Quindi, ve spiego subito. Qua c'ho 11 bigliettini con scritti sopra i prodotti, quindi mascara più ciglia finte, ombretto, cipria, illuminante, primer occhi, fondotinta, blush, terra, fix spray, sopracciglia e rossetto più matita. Sono 11 cartoncini tagliati tutti uguali, quindi tutti della stessa misura e tutti su appunto cartoncino arancione. E qua davanti c'ho 11 paia di tacchi. E adesso che cosa farò? Metterò all'interno di questo barattolo gli 11 bigliettini chiusi, che come vedrete voi sono tutti chiusi, li mischio e poi li distribuisco in ogni paio di scarpe. E poi iniziamo il make-up pescando da una scarpa all'altra e vediamo l'ordine che esce. Secondo voi sarà o non sarà un epic fail? Io vi dico la verità, secondo me sì. Secondo me sì, pensate se, non so, devo applicare terra come prima cosa e poi magari esce il fondotinta, cioè un disastro, però vedremo se la fortuna è dalla nostra parte. Siete pronte? Bene, cominciamo. Primo bigliettino, terra. Lo chiudo a 4, vedete? Chiuso a 4 e butto dentro. E così faccio con tutti gli altri. Ora che sono tutti qui dentro, inizio ad agitare. Cerco di mischiarli. E adesso li distribuisco a buffo nelle scarpe. In quale l'ho messo? Manca qua, qua. Qua, qua e qua. Finish. Fine dei giochi. Ok, io direi di iniziare. Mi sono armata di specchio perché, come sapete, non riesco a truccarmi senza specchio o con le palette a tenerle così. È un mio limite e un po' di trucchi. Vediamo che cosa esce fuori. Allora, io andrei a prendere la prima scarpa, che è questa qua. Tra l'altro, guardate, è bella qua. C'ha tutte queste catenelle con i duteschi. Allora, prendiamo il primo bigliettino. Primo bigliettino, ombretto. Vabbè, non c'è nata male. Spesso e volentieri si vedono ragazze che fanno prima il trucco degli occhi e poi la base per non sporcarla. Io di solito faccio prima la base, però insomma, non c'è andata male. Quindi, per gli occhi, che cosa ho preso? Ho portato su una palettina di Nabla che ho composto io. Tra l'altro è nuovissima e questi sono i colori che ci ho messo dentro. Bene, visto che il primer occhi sta in una di queste scarpe, suppongo che già si può definire epic fail perché non andrò ad applicarlo. Non lo so, prendo questo ombrettino scuro. Mi dispiace pure, regà, truccarmi e sapere che dopo tanto verrà una merda perché ci va sopra il primer. Quindi, vabbè. Applico lo scuro nella piega dell'occhio. Aspettate, mi avvicino allo specchio, sennò si fa un macello. Che poi senza primer, senza fondotinta, senza aver passato la cipria. Io non ho una palpebra oleosa, però insomma un minimo si poteva fare. Mo' mi rimane tutto ombretto appataccato. Vabbè. Prendo un pennello da sfumatura e vado a prendere un marroncino shimmer. Ok, poi prendo
un colore chiaro e lo metto sotto le sopracciglia che ho deciso di farmi ricrescere, però sapete che sono matta, quindi non è molto attendibile quello che dico. Un giorno dico vabbè, mi faccio ricrescere i peli, poi l'altro giorno dico no, vabbè, li ritolgo tutti e lascio solo il tatuaggio. C'ho la fortuna che mi crescono nel giro di 10 giorni e mi si riempiono di nuovo tutte. Comunque, ragazzi, ho unta e bisunta. Prendo un colore, questo coloretto qua chiaro, però shimmer, e lo metto qui per illuminare. Sì, veramente figo sto colore. Adesso andiamo a prendere il secondo paio di scarpe, che è questo qui. Queste belle scarpe qui, molto sobrie. Prendiamo il bigliettino e vediamo che cosa esce. No, regà. No, regà. Fondotinta. Non ce la faccio, regà. Il fato, il destino è dalla mia parte. Cioè, dovete sapere che il mio prodotto make-up preferito è il fondotinta, perché non avendo una bella pelle con un po' di discromie, il fondotinta, cioè, te va a uniforma tutto quanto ed è il mio prodotto top. Cioè, tipo la classica domanda che si fa: se potessi scegliere un solo prodotto di make-up, quale sarebbe? Tante dicono il mascara, io direi il fondotinta. Voi cosa direste? Rispondete qui sotto nei commenti. Andiamo ad applicare il fondotinta. Io ho portato su questo qua super matte di Vruchet, che me l'ha consigliato una mia amica, però devo dire che non mi fa impazzire, sinceramente, però ce lo andiamo a mettere. Olè. Ah no, devo fare così per Rambo. Rambo, Rambo. Niente, vabbè, ho fatto un macello. Lo stendo con la mia Beauty Blender. C'ha un odore strano, forse è pure per questo che non mi piace, non lo so. È strano una cifra. No, vabbè, ragazzi, ho fatta un'odissea, un'odissea per stendere sto fondotinta, ma non per qualcosa, perché ne avevo messo veramente troppo e alla certa mi sono ritrovata la maschera di cera, l'ho dovuto sfumare tutto per il collo, però ce l'ho fatta. Spero che da qui a breve esca la cipria, perché io se non fisso il fondotinta succede un casino, regà, succede un casino, mi va tutto nelle pieghe, cioè vedo cose che non ho mai visto. Divento una creatura mitologica, non lo so. Va bene, peschiamo. Terza scarpa, terzo bigliettino. Sopracciglia. Vabbè, vabbè. Poco male. Poco male. Ah, preferivo una cipria, però vabbè, poco male. Vado ad utilizzare questo qui di Benefit. E utilizzo la parte più scura perché io non faccio l'effetto pelo, l'effetto sfumato, cioè, ma anche no. E quindi manca a farla apposta, sopracciglia che riflette nello specchio. Procedo con l'ombrettino e un pennello piccolino d'eyeliner e vado a ripassare sul tatuaggio che si è un po' sbiadito dal fondotinta, perché per quanto io mi impegno un po' ci va sempre. E vabbè, passiamo adesso alla quarta scarpa, che è questa qui. Prendiamo il bigliettino. No, regà, ma quanta fortuna c'ho. Dai, regà, non voglio essere volgare. Quanto sono fortunata. Mascara più ciglia finte. Guardate, mo me rovino sul finale, me lo sento. Vado ad applicare questo Lash Princess di Essence. Tra l'altro, le mie ciglia sfigatine in quest'ultimo periodo, dopo che ho fatto le extension ciglia, si sono riprese un sacco, perché le ciglia un po' si sono staccate e quindi sono ricresciute più
più lunghe e più folte, certo nel limite della norma perché alla fine è genetica, cioè se io non ci avrò mai ciglioni lunghi chilometrici alla Bambi, però... Oddio, Bambi, non mi ricordo, ce l'hai ciglia lunghe, il cerbiatto? Vabbè, l'effetto cerbiatto, insomma, avete capito? Però prima non mi piaceva, adesso devo dire che non mi dispiace. Madonna, con questi capelli sono tremendi, raga. Cioè, avevo sia i capelli che le extension dello stesso colore. Poi, per farmi l'antigiallo, i miei sono rimasti uguali. Le extension si sono sbiancate. Mo' devo andare a comprare una maschera che mi rifà le extension uguali ai capelli. Se no, insomma, sono costretta a andare a giro così. Comunque, ho applicato il mascara e devo dire che con una sola passata non mi dispiace. Questo se lavorato e fatte almeno due passate rende di più. Però ecco, io devo andare a mettere le ciglia finte, quindi che me ne frega, sta là, cosa, tutto, tutto, ta, ta, ta. Poi mi devo struccare 3 ore, tutto, tutto, ta, ta, ta. Io una cosa che odio è togliere il mascara. Lo odio. Vado a mettere queste ciglia finte magnetiche. Io uso quelle della Ardell. Non vi farò vedere l'applicazione perché nonostante io le stia usando già da quasi un anno, mi impicco ogni volta per mettele e come vi ripeto sempre non le consiglio perché le ciglia finte classiche non si battono, cioè perché andarvi a complicare la vita? Io sono costretta a metterle, sono costretta perché sono diventata allergica a tutte le colle, però se non fossi costretta non le guarderei nemmeno in cartolina. Un paio di scarpe. Prendiamo il bigliettino, vediamo che cosa esce. Illuminante! Che culo! Mi sono comprata qualche giorno fa da Sephora sta palette qui che c'ha tutto quanto: terra, cipria, blush, due illuminanti e una specie di blush in crema o è un correttore. Vabbè, comunque l'ho lasciato così, quindi ho messo una pellicola di plastica perché non mi piace per niente quando le polveri entrano a contatto con la roba cremosa, quindi tanto non lo userò, però insomma per 20 euro mi interessava tutto quello che c'era di qua. E vabbè. Apriamo questo illuminante con il pennello da illuminante e la andiamo ad applicare qua. Poi sapete, io non sono una grande fan dell'illuminante, quindi immaginate la mia gioia in questo momento. Bene, molto bene. Va bene. Illuminante fatto. Sesto paio di scarpe, prendo il bigliettino. De male in peggio, fix spray e vai. Non sono una grande fan, manco dei fix spray. Va bene, questo è chiuso perché non l'ho mai utilizzato. Questo qua di Essence, bene, lo scopriremo solo vivendo. Io ce l'avevo là, l'ho preso e vado a scoprire che è chiuso. Tutto in diretta, tutto in diretta. Agito. Ma che mi tocca fa? Ma che mi tocca fa? Mi sono fermata pure il ventaglio. Ole. Andiamo. Ho perso il conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Settimo paio di scarpe. Rossetto più matita. Ok. Fino adesso, raga, ancora non è andata male. Ma a me verrà l'ansia seria quando uscirà il primer occhi, perché vuol dire che rovinerà tutto. Tutto. Applichiamo anche il rossetto. Questo è uno dei miei preferiti di Too Faced. Adesso vi dico come si chiama. Si chiama Child Star. Raga, bellissimo, nude, veramente battonico, veramente figo. Questa l'abbiamo fatta, passiamo oltre. Altro bigliettino. Alla buon'ora, alla buon'ora, cipria. Prendo questa qui di Mesauda che ho quasi finito, raga, mi è piaciuta un sacco.
Maxi pennellone. Non so. Non so che cosa esce fuori perché già ho visto segni di pieghe e cose strane. Passiamo a un'altra scarpa. Io inizio ad avere l'ansia per quando uscirà quel maledetto primer occhi. Blush. Blush, 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 blush. Raga, occhi e croce manca, primer occhi e terra. Tutto sommato, io direi che non c'è andata affatto male. Tranne che il primer occhi rovinerà il mio trucco degli occhi. Certo, la base, magari lì può sembrare una bella base dal vivo, no, perché boh. Non mi piace sto fondotinta come mi fa la grana della pelle, però insomma, tutto sommato sono presentabile. Ma che succederà quando io vado a mettere primer occhi sugli occhi? Cioè, terrificante. Però non me lamento, raga, cioè veramente io ho visto dei video, cioè veramente chi è stato sfigato, sfigato. Vabbè, mettiamo il blush sempre dalla palette di Sephora. E c'è questo coloretto qui, sorrido, ehi, ciao! Torna di nuovo colazione da Tiffany, vi ricordate? Yeah. Mischiata all'illuminante, devo dire che è il massimo. Vai, sono pronta. Sono pronta, sono pronta. Penultimo paio di scarpe, queste belle qui arancioni. Uscito. No. Ok. Va fatto. Primer and shadow the Wygon. No, vabbè, raga, sto rosicando. No, vabbè, ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto, raga. Che schifo. Ha rovinato tutto. Proprio sul finale. Cioè. Cioè, ha cancellato tutto. C'ho solo un alone grigio. Vedete, ma è una gioia. Non poteva uscire prima, sto stronzo. A parte no, perché il primo è stato ombretto, quindi in ogni caso avrebbe rovinato sia prima che dopo. Niente. Ho un fantastico ombretto grigio. Fino dalla palpebra, fino al sopracciglio. Come andava? Negli anni 2000. Ok, basta. Ultimo bigliettino. Vi faccio vedere pure la scarpa. Ultimo bigliettino. Terra. Mamma mia, raga, che brutto. Che brutto. Però vi ripeto, sono consapevole che poteva andare molto peggio. La facciamo o non la facciamo la pallina sul naso? La prossima volta stavo pensando, potremmo, a parte fare un'altra challenge, quindi potete scegliere voi gli oggetti che conterranno i bigliettini, lasciando un commento qui sotto, però stavo pensando un'altra cosa, la prossima volta potremmo mettere, non lo so, il blush in crema per rendere il video più divertente. Sapete che risate? Io che sbrocco, tipo come ho fatto adesso con l'ombretto.
che mi è stato rovinato da quel maledetto primer. Potrebbe essere divertente. Potrebbe essere divertente. O sfidare di nuovo la sorte. Che raga, ma fa tutte pieghe. Sono un gesso. Oddio. Perché a me? Perché? Madonna, è finita. Sta challenge, ma è finito, raga, perché c'avevo l'ansia di quello che poteva uscire. Però non è, secondo me, non è assolutamente un epic fail, perché, cioè, alla fine, a parte il primer occhi che ci ha rovinato tutto sul finale e il fondotinta non fissato subito con la cipria, cioè, non so, successe queste cose chissà quante eclatanti. Da una parte avrei preferito fosse un epic fail, perché, cioè, sarebbe stato molto più divertente, soprattutto quando io mi impanico sono divertente e a me piace un sacco far ridere persone, però il fato ha deciso così. Se volete un altro video di questa tipologia fatemelo sapere con un commentino qui sotto e, consigliatemi eventualmente degli oggetti che possono tenere dentro il bigliettino. Quindi, se siete arrivati fino a questo punto del video, non potete non commentare con una bella scarpetta. Io vi mando un grandissimo bacio, corro a struccarmi perché c'è, vi giuro, c'ho sto grigio fino al sopracciglio che fa molto ombretto messo fino dalla palpebra fino a su, molto anni 2000, e in più è sto grigio che sembro reduce da un pestaggio. Cioè, è come se mi hanno sganciato un cazzotto nell'occhio e mi sono lividata, ragazzi, si può guardare. Quindi io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.